queste cavalcate le fa molto spesso. Lei peraltro può sfruttare il suo fisico molto alto, tirare in testa a moltissimi difensori. In questo caso però buona guardia della difesa. Operazione sprecata da Vanessa Giugappo. Prova ad andare in mezzo corona con calma, col proprio ritmo, fare possesso. Saranovic largo, prova la virata, conclusione, farà fallo prima e c'è passivo. C'è passivo per mezzo corona che deve tirare il più in fretta possibile. Vai dal pala farfalle, gara 2 dei playout. Ci leve sforza. Saranovic, conclusione, non la vede partire Martina Brock, tre pari, mezzo corona pareggia. Per partire velocemente Sara Rubi, Prela, occhio al contropiede, in questo caso dalla rimessa della Cellini, ma perde l'attimo, occhio. Può andare Meneghini, un attimo mette anche il piede fuori, ma c'era la buona difesa della Valle. Con fallo. Con calma la Cellini adesso, ritmo molto intenso, soprattutto in difesa. Però corre da una parte all'altra, ogni possesso è importante. La gara d'andata è finita 17 pari il primo tempo, dopo c'è stato una goleada praticamente di mezzo corona. Qui salva una gran palla Maffo, palla verso l'ala, Careggio Gap, palla fuori, tiro fuori di Careggio Gap. Tante occasioni sprecate da una parte dell'altra, c'è molta imprecisione soprattutto da parte di Padova in questo momento. Mezzo corona invece che fa fatica a costruire tiri puliti, con la Cellini che si concentra molto bene in difesa, però in attacco manca un po' di lucidità, può essere data forse anche dall'assenza di Beverly Ngarua, lo vedremo soltanto fino alla fine della partita. Con la corsa Campestrini, buona palla verso il pivot, anzi no, c'è stato l'anticipo della difesa ma falloso, occhio alla rimessa veloce, palla verso il terzino destro, poi Gislimberti, la posizione, buona palla verso il pivot, ma c'è, è poco reattiva in questo caso Violetta Vigni, poi il contropiede di Padova, più reattiva, Carell, che parata! Poi sarà Rubi, la palla lì, ancora il portiere, palla in faccia, c'è tiro di rigore, anche due minuti, successo di tutto in questa azione. Tanto si ferma il gioco sia per il tiro di rigore, soprattutto per la pallonata in faccia presa dalla Zica, da Sara Rubi, che è stata bravissima a prendere contatto. Sembra niente di grave, anzi, per un gesto di sportività delle due, ovviamente azione di campo, questo è sicuro. Però tiro di Careggio Gap, tiro di Careggio Gap, palla parata clamorosa di Razzica, traversa, rimbalzo, grande azione di Padova e soprattutto che lavoro di Razzica. Però c'è stato il fallo da due minuti di mezzo corona. In questo momento esce anche Violetta Vegni, ma probabilmente non era due minuti. E intanto Careggio Gap segna, no? È stata infrazione probabilmente sul tiro in questo caso che era il giocato. Ha pesato la linea. Probabilmente è stata in linea di infrazione che era il giocato. Gli arbitri attentissimi a ogni dettaglio. Gislimberti. Campestrini dalla Valle. Ancora Gislimberti. Prova ad andare. Prova a liberarsi Violetta Vigni, ma è difficile. Viene braccata. Buono lo spazio per Saranovic. Primo vantaggio di mezzo corona. Prova a partire velocemente adesso Padova, Vanessa Giugappo cerca spazio, ancora Prela, cerca la corrente che arriva adesso in Maffò, ma perde l'attimo del contropiede, mezzo corona sta facendo un grandissimo lavoro in questa fase. Continua nel momento in un trend positivo che viene da, possiamo dire, la fine del primo tempo del ritorno della regular season, dove sta giocando veramente bene, almeno contro Padova, benissimo. C'è già passivo, Vanessa Giugappo, tiro difficilissimo, c'è stato il fallo. Stato il fallo, ha provato a prendere spazio. Ha provato il tiro, gran parata però di Razzica, perché in questo caso fosse entrata sarebbe stato gol, nel senso che l'arbitro non avrebbe fischiato il fallo. Ancora una pausa per fermare, per cercare di asciugare il terreno. Le ragazze stanno andando a una velocità molto importante, sono veloci, sono fisiche, cercano di trovare la giocata giusta, questo è il punto, questa è anche la bellezza del gioco, di come si sta giocando a questo livello, in questo livello di Serie A, in questo livello anche di playout. Vanessa Giugap prova in solitaria ancora una volta, poi precisa stasera, ma si sta cercando forse solo lei, è troppo Vanessa Giugap centrica in questo momento Padova, che col pressing rischia anche di far perdere palla a Gislimberti, ma mezzo corona è lì, le compagne sono lì, cercano di sostenere, hanno tante punte di diamante possibile con cui possono attaccare. C'è tanto spazio a destra, Gislimberti
Prova l'attacco, buona difesa di Maffò, che la tiene lì, non la fa passare, non le concede neanche il tiro. Tiro dei 9 metri in questo caso. Vediamo anche se gli arbitri chiameranno passivo, perché fino adesso ha chiamato passivo quasi tutte le azioni prolungate, ma prolungate solo di un'azione quasi. Capestrini prova ad andare dopo aver subito anche il contatto. Buona palla dietro, occhio Saranovic sulla sinistra, si prova una palla difficile per il pivot, infatti era stato anche chiamato passivo. La palla di Brock in profondità verso Fanezzo Gà, forse un po' troppo lunga, le prova a salvarla ma la concede alla Zicca, deve anche tornare indietro. Occhio contro il piede in mezzo corona, superiorità numerica in questo momento in attacco. Luisa Della Valle prova a centrarsi, grande difesa di Giorgia Meneghini, grandissima difesa in questo caso, con anche il raddoppio del centrale rivale, molto bravo, perché questa poteva essere un'azione importante del 5-3. 11 minuti del primo tempo, gara 2 del playout. Questa è tensione, sentite il casino delle trombette, è la tensione di tutto il pubblico. Saranovic prova ad andare, la corsa, buona palla verso il pivot, ma da dietro arriva Karel Jogap con un intervento non pulito ma neanche cattivo, commette fallo, infatti nessuna sanzione disciplinare. Isola della Valle, ancora Capestrini che spara, spiazza Martina Brock ancora una volta. 4 pari, anzi no, 5-3, scusate. Angela Prella prova ad andare velocemente, Maffò manca per andare un gancio con la palla. Poi Vanessa Jogap. Lei è sicuramente la marcatrice più di qualità probabilmente in questo momento di Padova. Almeno quella che ha fatto più gol in campionato, sì. Però si rischia di andare veramente solo troppo da lei. Vediamo come le compagne di squadra potranno sostenerla. C'è già passivo, palla verso Sara Rubi, troppo complicata, c'è stato fallo, è stata trattenuta e quindi tiro dai 9 metri. Occhio al passivo di Padova. Prela deve tirare velocemente ora. Maffo, palla fuori. Dice anche di aver subito il contatto, ma non è così secondo i direttori di gara. Gislimberti prova ad andare, palleggio a due praticamente fino all'attacco, l'area d'attacco. Campestrini, Saranovic, Gislimberti. Finta di andare dall'ala destra, ha fatto un movimento. Occhio Gislimberti. Palla verso l'ala sinistra. Si scambiano di posizione. Occhio a Campestrini che ha tanto spazio. Troppo spazio. Malinteso clamoroso della difesa. Un tiro come in allenamento. Palla sull'angolino basso. Difficilissimo da prendere per Padova. 6-3. Sadi costretto a chiamare il primo timeout del match. Del time out, Sonia Giovannini sicuramente contenta del lavoro fatto fino a questo momento dalle proprie ragazze, soprattutto in fase difensiva, dove al Padova hanno concesso veramente pochissimo, veramente poco. Quel poco che è stato concesso però è stato abbastanza concretizzato da parte delle patavine, hanno portato a 3 gol, anche se un pochissimo forse in 13 minuti. Invece in difesa grandi buchi per Padova, grandi attacchi per mezzo corona che ci prova in tutti i modi. Infatti anche un piccolo cambio per Sadi, è entrata Fatima Rubi alla sinistra storica della Cellini. Sono praticamente tutte della cantera della Cellini queste ragazze. A parte forse Maffò, che prova subito il tiro, palla deviata, doppia deviazione! Molto intelligente da parte di Leonore Italiano, che permette alla Zicca di tenere la palla, non metterla in campo per Fatima Rubi. Soprattutto non concedere il tiro d'angolo. Poi la ripartenza in mezzo corona, chiama Gislimberti per un contatto subito da Maffò, però si riparte ancora con mezzo corona in possesso di palla. E sembrano poter attaccare da tutte le parti, danno questa impressione. Pazzesco come si possa vedere così il livello anche di questa serie. Come queste ragazze che stanno disputando i play-out giochino comunque una palla a mano così.
anche di squadra. Buona palla verso Violetta Vegni, che ha avuto pochissimo spazio concesso dalla difesa oggi, proprio in memoria della gara 1. Però manca ancora l'aggancio con la palla, perché i palloni che gli arrivano sono veramente difficili passaggi. Poi la grande ripartenza, prova ad andare Fatima Rubi in velocità, perde per un attimo l'aggancio con la palla, possesso mezzocolona, che ha la prontezza anche andare velocemente, prova Violetta Vigni l'uno contro uno, ancora lo scambio 1-2, bellissimo Martina Brock, prima parata di giornata in momento importante, veramente un eufemismo, era fondamentale. Carel scambia con la sorella Vanessa, sbaglia un'altra conclusione. Lei di solito quando parte così per aria sta 3 ore in volo, riesce almeno a inquadrare la porta, in questo caso per lei è difficilissimo, difficilissimo. Complice anche una buona difesa di mezzocolona, che le fa tentare tutti i tiri così, e dopo per un atleta diventa anche difficile. E però sicuramente ci è abituata a ben altro. Vedremo come reagirà questa ragazza di carattere, soprattutto in difesa in questo momento. Violetta Vegni costretta a uscire per cercare di trovare palla, buon passaggio indietro veloce prima di evitare le mani leste della difesa. Italiano prova Gislimberti, passaggio difficile, ma c'era il fallo di Meneghini. Oggi deve fare anche centrale di difesa praticamente. Gran palleggio, doppio palleggio, deviazione, tiro d'angolo, grande deviazione di Maffò sulla conclusione di Saranovic, sembra destinata in porta, ma tipo in fondo al sacco, diretto sicuro. Time out, anzi no, si ferma il tempo, che praticamente è un time out fermare il tempo. La palla si era incastrata nel telone dietro. Tiro d'angolo. Che non era deve essere ribattuto perché si aspetta a fischiare l'arbitro. Che ora parte per far ripartire il cronometro. Capestrini e Gislimberti. Palleggio, prende un colpo al volto, che sembrava fortuito, e 2 minuti per Maffò. 2 minuti per Maffò. Adesso 6-3, per mezzo colone è arrivato il momento di dilagare, è arrivato il momento di prendere il gran vantaggio. In superiorità numerica per 2 minuti, 16-13 sul cronometro, 3-6 al palo farfalle. Vedremo anche come faranno questo attacco contro l'inferiorità numerica. Capestrini, palleggio, Gislimberti prova la giocata, bene a muovere la palla da destra a sinistra per poi favorire il tiro d'Italiano. 3-7. Cellini Padova che in questo momento deraglia completamente, e mezzo corona che ne approfitta, anche se per quanto visto fino a questo momento il punteggio potrebbe essere molto molto più ampio, invece no. Siamo ancora comunque in una gara 2 dei play-out e tutto può succedere. Queste due squadre hanno sempre giocato partite punto a punto. Attenzione, qua forse c'è un cartellino giallo. È così. Cartellino giallo per Dalla Valle perché aveva spinto Meneghini nella recezione. Sembra anche giusta la sanzione. Fiscalissimo oggi gli arbitri. Che ci sta, perché nel senso sono le scelte equilibrate da una parte e dall'altra. Però qua si rischia comunque di non favorire il gioco. Bisogna fare attenzione, perché più fischi ci sono, meno il gioco è fluido e meno anche le ragazze di talento possono sfruttare quella fluidità di gioco che serve per cercare di trovare le giocate. Buona palla di Prela, trova ritmo Meneghini ma non trova la porta. Lei di solito da lì fa centro. Oggi però sembra una partita stregata. Mezzo corona avanti, 7-3, possesso di palla, 17 sul cronometro, deve difendersi ora la Cellini. Cercare di far passare il più tempo possibile, tantissimo spazio per Italiano, gran recupero di Fatima Rubi che poi subisce anche il fallo, grandissimo recupero difensivo qui, perché la porta, la prateria verso la porta sembrava tranquillissima, invece no, è arrivata come una volpe pronta a prendere la sua preda, ha preso la palla e poi subito il fallo, molto bene. E ora Padova con calma può far passare secondi importanti per ritrovare la parità numerica e soprattutto cercare di trovare una conclusione almeno in porta. Tornata Maffò, Fatima Rubi, finta, poi buona palla verso Prela, cerca spazio, Vanessa può alzarsi in tiro, rischia anche i passi, infrazione in attacco, e infatti sono passi. Francesco Passi ha palleggiato troppo tardi, ha fatto un passo di troppo. Pallamano, 3 passi. 3 passi e non c'è il piede perno, quindi attenzione anche a queste cose, quando salti sono già 2. Campestrini. Gislimberti, palla verso Della Valle,
La cosa di queste ragazze è che possono cambiare ruolo in un attimo. Grande incursione, tocca la linea nel momento del tiro dalla valle. Infrazione ancora una volta in mezzo corona che sta sprecando tantissime chance. Occhio Vanessa Jogap per andare verso Padova, gran recupero, si cerca il fallo, però il contropiede su mezzo corona. In velocità per andare della valle, cerca di commettere un fallo, poi deve trattare un tiro disperato. Aveva perso l'attimo, grandissimo recupero difensivo di Vanessa Jogap, poi però dalla valle aveva perso l'attimo. Secondo errore importante davanti all'azione della fascia. Lei che era partito a giocare in centrale comunque, non dico per lui. Sara Rubi, indicazioni anche per Saadi, da Saadi per Vanessa Jogap. Lei che deve ancora sbloccarsi. 3 gol per la Cellini in 19 minuti sono pochissimi, veramente pochi. In realtà anche 7 in una partita di pallamano normalmente sono pochi, però l'intensità è molto alta. Maffo, conclusione deviata, tiro d'angolo. Vittoria difensiva festeggiata tantissimo in panchina, questo a dimostrare come ogni possesso conta. Gara 2 dei playout. Maffo, c'è passivo già per la Cellini. Non si respira un attimo. Maffo deve tentare la conclusione. Palla schiacciata. A fin di palo non si riesce neanche a centrare la porta. E anche per in porta c'è comunque un portiere di tutto rispetto. Anzi, tutto rispetto è un eufemismo. Veramente bravo. L'abbiamo visto all'inizio con delle prate straordinarie. Ci ha messo la faccia in tutti i sensi. Mezzo corona prova ad andare. Gislin Berti da centrale, una giocatrice di un talento straordinario, soprattutto in fase realizzativa. Prova ad andare alla conclusione, appena detto, sotto la traversa. Allora Gislin Berti, ricordatevi questo nome, anzi guardatela molto spesso per come gioca. Guardate anche lei, si sblocca Vanessa Jogap, questa può essere la svolta della partita. 4-8, rimane un vantaggio di 4 gol. Attenzione che la partita sta prendendo un gran ritmo. Gislin Berti ha cercato lo sfondamento, Vanessa Jogap, c'è stato fallo. Il time out è per asciugare il campo. Non ci si lascia scappare nulla, perché ogni fattore può condizionare questo match. Incredibile quanto visto fin qui. Partita originale, sicuramente, però di una grandissima intensità e anche di grande tensione, si vede, percepisce in campo. Gislin Berti, Saranovic si è vista poco fino a questo momento. Prova, palleggio, passi! Passi, deve procedere velocemente Padova. Maffo, Vanessa Jogap, ha spazio, può concludere! La Zica che poi prova la conclusione, poi prova a riprendere la palla e c'è stata l'invasione. Sì, una tra Fatima Rubi e Di Prella probabilmente. È stata invasione, quindi infrazione dell'attacco e può ripartire mezzo corona. Tratta anche la numero 3 in questo momento, Enrica Terreno, che giocherà come pivot proprio per cambiare Violetta Vegna, che ha trovato tantissime difficoltà anche solo a ricevere la palla in questo momento, ha dovuto uscire sempre dall'area. Dalla valle adesso prova col doppio pivot, prova la conclusione Campestrini che perde per un attimo e infatti c'è l'infrazione in attacco, ha perso per il tiro, grandissima difesa di Padova che è rimasta lì in raddoppio, anche se l'attacco in mezzo corona non è stato entusiasmante in questa azione. Carel, Maffo, finta di tiro, palla verso l'ala, prova ad andare Giorgio Meneghini, ancora una volta il portiere. Tiro era difficilissimo, con un angolo quasi impossibile da lì. Sta attenta soprattutto alle gambe la Zica. E ci sarà time out per Sonia Giovannini. A 22 minuti e 22 secondi sul 4-8 al palo farfalle. Gara 2 dei playout.
palla farfalla è una bolgia. Provano a sostenere le proprie ragazze. 4 gol in 22 minuti contro gli 8 di Mezzocorona. In questo momento la Cellini, se stiamo guardando adesso com'è il punteggio, in questo momento dovrebbe giocare l'ultimo spareggio play out contro chi scenderebbe tra Cassano e Male, che stanno affrontando nell'altro scontro play out in questo momento. Gislimberti, Saranovic prova ad andare, scambio con Italiano, ancora Gislimberti cerca di puntare l'uno contro uno, poi però una conclusione difficilissima, girata, sembrava un gancio cielo nel basket, però qua siamo in palla a mano. Vanessa Giocapo, buona palla verso Sara Rubi che subisce anche il contatto, e infatti tiro di rigore, era stata trattenuta nella girata del tiro. Quando si è riuscito a trovare il pivot, Padova ha creato qualcosa. Ora vedremo, perché Karel Giocap per la terza rete propria della partita, su 4 totali in questo momento di squadra, 2 sono suoi da rigore. Questa la dice lunga su la difficoltà dell'attacco della Cellini in questa partita. Parata! Primo errore dopo una serie quasi infinita per Karel Giocap. Era un po' che non vedevamo suo errore da rigore. 4-8, la porta sembra stregata. Ha indovinato l'angolo Razzica, anche se il tiro non era formidabile, aveva centroporta. Però comunque quel tiro bisogna pararlo. Il pallone inizia a pesare tantissimo. Campestrini, la palla dietro, ci sembra esserci il recupero di Karel, commette fallo. Campestrini, la palla verso il pivot, deviazione, fallo. Fallo della difesa, fallo di Vanessa Giocap. Fino a questo momento, ragazze di estrema correttezza. Tratta anche Emma Girlanda intanto in campo. Una palla d'altra parte verso Italiano che prova a girarsi, fallo. Fallo della difesa, non sono riuscite neanche a girarsi. Momento in cui entrano nella zona del pivot, nell'area dei 9. Mezzocorona riesce a fare ben poco. La maggior parte dei gol sono nati da incursioni, errori difensivi da parte di marcature nell'ala. Attenzione anche a questa conclusione, la palla finisce dentro. Campestrini con un tiro che sembrava impossibile no, difficile, senza ritmo. Aveva fermato il terzo tempo, la tirata dietro la schiena dell'avversario, è riuscito a bucare lo stesso Martina Brock. Padova in questo primo tempo non ne sta azzeccando una. 25, 5 minuti alla fine del primo tempo. Vediamo, questi 5 minuti sono importanti sia per allungare di molto il vantaggio per quanto riguarda Mezzocorona che per diminuirlo. Ancora una volta il capitano della Cellini Padova, Karel Giocap, 5-9, si torna a 4 punti di svantaggio. Come diceva, è entrata Emma Girlanda, anche lei classe 2004, da centrale. Può rispondere anche la presenza in campo di Prela, sono giocatrici che comunque si conoscono molto bene, tutte in ottica nazionale, nelle giovanili, e probabilmente presto le vedremo anche in nazionale maggiore. Conclusione potente, Saranovic batte un colpo, e che colpo, 10° gol per Mezzocorona nel primo tempo. Parte velocemente Padova, Maffo, Prela, la finta, poi dall'altra parte, si poteva cercare l'ala, Maffo in qualche modo per aver subito il contatto, prova la palla verso Saralubi, poi ancora Prela, buona palla verso Karel, che intervento del portiere. Si è fermato il gioco, ha fermato il cronometrista, anzi i direttori di gara sono stati chiamati al tavolo per un controllo, non so se di cronometro, che cosa, di toni in campo, ora lo scopriremo. Poi c'è appunto il gioco, è stato fermato, c'è stata un'azione clamorosa, che parata, sembrava un altro paragone col basket che vi faccio oggi. Terzo tempo è arrivata a stopparla praticamente Razzica, non so come, le ha chiuso completamente lo specchio, non ha potuto fare il pallonetto né niente, anche perché Karel non aveva alzato lo sguardo per vedere l'arrivo del portiere. Ma che intervento, dai Lights, praticamente ha coperto lo specchio andando a stoppare l'avversario al momento del salto, incredibile. È la prima volta in questo campionato che vedo questo al momento, poi comunque devo andarmi a rivedere un po' di azioni. Si ripartirà col possesso della Cellini.
probabilmente per fermare il gioco in un fallo precedente, perché è stato chiamato fallo nella zona del contatto d'iniziazione da parte del terzino sinistro. È stato chiamato fallo lì. E quindi si ripartirà. Per del tempo 25:30. Si riprende con il fallo per il contatto iniziazione, che era stato abbastanza forte, l'avete visto magari anche voi. Si è deciso di fermare lì, però poi cerchiamo di approfondire il perché. È stato fermato addirittura il gioco dopo, non è stato dato vantaggio, anche perché non penso di aver visto nessuna sanzione disciplinare. Lo scopriremo. Dopo ci andremo a fermare al tavolo. Attenzione all'incursione, Valencia Jug Up! Tiro di rigore! Ancora una volta la porta per lei sembrava stregata, ci aveva messo forse anche il piede Razzica. Palla sul palo, ma tiro di rigore, 2 minuti per Emma Girlanda. Mezzo colore di inferiorità numerica, questa forse è la prima grande svolta della partita da quando si è smesso di andare pari. Oggi abbiamo visto più l'uomo che asciuga il terreno di gioco che alcune giocatrici in campo che hanno fatto fatica a ricevere la palla per l'intensità del gioco delle due squadre. E come ogni buona tradizione che si rispetti quando giochi con le compagne di tua pari età, di solito appena sbagli il rigore lo lasci tirare all'altra rigorista che è in squadra. In questo caso Vanessa Jug Up spiazza Razzica, che qui poco poteva fare. Palla sotto l'incrocio e altro punticino per Padova che si riporta un po' più a contatto. Ok, mezzo colonna, poco tempo alla fine del primo tempo. Sono problemi in questo momento anche al tabellone, per quello si era fermato il gioco. C'erano problemi al tabellone, non riuscivano neanche a far andare avanti il cronometro. Però voi avete la possibilità di vederlo nei vostri schermi su Eleven Sports. Ok, passivo di mezzo corona e c'è fallo della difesa. Adesso deve tirare subito la squadra trentina. Saranovic, bisogna ripetere la punizione dai 9. Si batte. Occhio al tiro in velocità, prova Saranovic, murata! Occhio al rimbalzo, per andare Saralubi, Prela, diventa un 3 contro 2. Vanessa Jug Up, la finta, prova ad andare, palla ancora all'indietro verso Prela che rischia di perdere, la palla ancora lì. Fallo della difesa che ferma il gioco, clamoroso intervento e clamorosa azione sprecata da parte di Pado che poteva ricucire lo strappo. Prela. Palla bassa verso Maffo che prova la conclusione, palla in rete! Palla in rete! 7-10. Adesso con calma, con grandissima calma, Mezzocorona si porta avanti, cercherà di portare la partita in questo momento con questo scarto almeno fino alla fine del primo tempo, almeno finché non è in inferiorità numerica. Quando sarà in parità numerica proverà qualcosa in più, come ha fatto in tutto il primo tempo. Campestrini, Saranovic può cercare la magia, fallo da dietro di Vanessa Jug Up, chiama per un contatto sul viso Saranovic, non è così, deve tirare dai 9. Campestrini, Gislimberti, finta di tiro, prova ad andare ancora Saranovic, palla che è passata sotto il braccio di Martina Brock, ancora tiro vincente per Saranovic che sta scaldando molto bene la mano. Prela, Vanessa Jug Up, conclusione, sembrava impossibile, chiama anche per un contatto, tiro d'angolo, c'era stata la deviazione, infatti la palla aveva preso uno strano effetto, sembrava un tiro a giro, è difficile darlo con quel tipo di conclusione. Tiro d'angolo, Saralubi, Maffo deve cercare un'azione più veloce, però prova la virata, fallo in attacco su Campestrini che sulla virata ha preso un colpo da Vanessa Jug Up. Altra azione sprecata completamente da parte della Cellini. Si rimane su 7-11 più 4 e mezzo corona. E ora è anche in parità numerica. Vedremo come giostrerà questo attacco italiano. Gislimberti, conclusione all'improvviso, all'improvviso 7-12, sta dilagando mezzo corona. Vediamo come reagisce Padova. Vanessa Jug Up, ancora lei, ancora lei, e attenzione, 2 minuti, 2 minuti per Enrica Terrana che ha toccato Vanessa Jug Up nel momento del tiro,
questa è un'altra beffa clamorosa per mezzo corona. Subisce il gol, prende anche 2 minuti, neanche la possibilità di lasciare il tiro di rigore. Eh no, e si continua. Amri si va verso la fine, manca pochissimo alla fine del primo tempo. Vedremo se prende un tiro all'ultimo, no? Per andare Campestrini. Tiro dai 9. Finisce il primo tempo. Infatti finisce il primo tempo. Come vi dicevamo, alla fine l'interruzione del gioco era stata fatta per problemi al tabellone, quindi ha dovuto il tavolo fermare col fischietto in bocca. E siccome eravamo su un tiro dai 9, non è ancora finito il primo tempo, perché Saranovic può tentare la magia. La punizione diretta dai 9 metri con tutta la barriera. Vedremo dove proverà a tirare. Conclusione, sembrava defetto clamoroso, palla che tocca appena la traversa, finisce qui il primo tempo. Mezzo colonna in vantaggio e a 30 minuti dalla salvezza, ovvero dalla Serie A Beretta l'anno prossimo. Con uno stacco pubblicitario vi lanciamo ora e vi aspettiamo per il secondo tempo.
Bentornati al Palla Farfalle. Sta per ricominciare la partita, sta per ricominciare il secondo tempo. Questo match di vitale importanza per due squadre con cammini molto diversi in questa Serie A. Mezzocolonna è neopromossa, ha sempre viaggiato nell'ultima posizione in classifica, facendo delle grandi partite, tirando su anche un settore giovanile, dimostrando di avere un settore giovanile molto importante. Poi l'ultima parte di campionato ha fatto vedere grandi cose, ha fatto vedere risultati importanti, e ora è qui a giocarsela. Gara 1 è stata perfetta contro Padova, perfetta. Ora è parecchio in vantaggio, più 4, e se non fosse che la pallamano è uno sport imprevedibile, completamente imprevedibile, potrebbe essere un risultato in ghiaccio. Invece no, perché 4 gol sono recuperabili in 0-2, soprattutto per come si mette il match. Lo scopriremo, scopriremo. Se va avanti con i ritmi del primo tempo sembra difficile che forse qualcosa possa cambiare, però abbiamo come l'impressione che qualcosa cambierà. Vedremo dove la bilancia penderà, se dalla parte delle gialle Mezzocolonna o dalla parte delle rosso-blu padovane. Si comincia col secondo tempo, 8-12. Mezzocolonna ha fatto un primo tempo ottimo, soprattutto in difesa, ottimo, e in attacco ha potuto provare a fare quello che voleva, soprattutto con la diversificazione dei propri attacchi, delle posizioni, delle proprie giocatrici, del talento che hanno a disposizione. In questo momento è partita come titolare Emma Girlanda nel secondo tempo, dove nel primo tempo aveva lasciato spazio a Campestrini. Invece Emma Girlanda, classe 2004, formare la coppia giovanissima con Gisli Berti. Ok, anche Saranovic, che la mano calda, c'è il passivo, deve tirare Mezzocolonna prima o poi. Palla verso l'ala, scambio dall'altra parte, palla persa, forzatura, difesa un po' più alta della Cellini, non ha impedito la trama di passaggi di Mezzocolonna di compiersi, e anche sotto il passivo, sotto la pesantezza del passivo è riuscito a fare del poco. Vediamo Prela come se la chiama, come se la cava, chiama lo schema. Intanto abbiamo stato risistemato il tabellone luminoso che ha avuto problemi nel primo tempo, creando una scena particolare anche. Attenzione a careggio gap, prova ad elevarsi, palla verso Giorgia Meneghini, primo gol per lei in questa partita, dopo che ha provato a fare la differenza nel primo tempo ma non ce l'aveva fatta. Questo dimostra il suo talento, era lo stesso tiro che aveva sbagliato nel primo tempo da un angolo difficile, ora l'ha messa sull'angolino. Razzica ha potuto fare poco, Niki Razzica ha fatto la differenza nel primo tempo, veramente la differenza, le ha prese tutte anche quando non doveva prenderlo, ergo la pallonata in faccia che aveva preso quando c'era stato il tiro dai 7 metri da parte di Sara Rubi, preso da Sara Rubi. Emma Girlanda chiama lo schema per le sue campagne, c'è un fraccano clamoroso al Palla Farfalle per disturbare le giocatrici gialle. Per andare Saranovic, ancora Girlanda, c'è poco spazio. Occhio che l'arbitro mette un chiamo il passivo, buona palla verso l'ala, palla che entra dentro! Magia del capitano italiano! Magia! Sorpassato Martina Brock, palla che prende il palo e via. Maffo, la posizione di terzino sinistro, che alla fine è la posizione quella che ha preso Berlin Garrua. Si sente la sua assenza anche in difesa, soprattutto in difesa oggi. Occhio a Prela, Vanessa Jogap, la finta, prova ad andare dall'altra parte verso Maffo, che tocca la linea dei 7 metri, quindi infrazione in attacco, prova a ripartire Mezzocolonna in velocità. La difesa di Padova è un po' scoperta, buona deviazione sul passaggio di Giorgia Meneghini, che prova ad andare in attacco, servita da Martina Brock. Giorgia Meneghini, piccolo break di Padova, 10-13, Giorgia Meneghini vola col 17 sulle spalle, prima l'intervento, mano lesta, tocca la palla e poi Martina Brock molto bene a servirla, non è riuscita Mezzocolonna, nessuna di Mezzocolonna a inseguirla. E poi davanti a Razzica, la spiazzata, palla sotto l'incrocio. Tutto quello che non è riuscito nel primo tempo a Padova si sta svolgendo ora, però siamo solo a meno 3 gol di svantaggio. Saranovic, Martina Brock, prima parata nel secondo tempo, forse la seconda solo della sua partita, però arriva il momento importante. Ok, Vanessa Jogap prova ad andare, si leva, conclusione, subendo il fallo, attenzione, ha preso una bella botta, forse anche ha sbattuto un po' la testa per terra, non credo, però attenzione, ha preso una bella botta.
e si rialza senza problemi. Ha preso una bella botta, per fortuna solo una botta. Torna un attimo verso la panchina. Si ripartirà dal tiro dai 9 metri. Fermato il gioco, per fortuna nulla di grave. Comunque questo dimostra anche la fisicità della partita. Quello sì. 10-13. Si sta infuocando ancora di più il palla farfalle. Baffo. Per Carello, gioca up. Prela a gestire il pallone. Vanessa. Ancora Baffo. Giorgia Meneghini che si è centrata, la mano calda, poi gran palla verso Baffo che trova l'angolo giusto. Aveva anche subito il contatto, ma è riuscita lo stesso a tirare. Padova sta riprendendo mezza corona. 11-13. Stiamo vedendo tutt'altra partita nel secondo tempo, ve l'avevo anticipato. Nel momento in cui si trova l'episodio, le giocatrici padovane trovano il modo anche di mettere grandi parziali. L'abbiamo visto tante volte quest'anno, in gara 1 è mancata. Questo primo tempo è veramente mancato tanto. Ora però si dimostra squadra all'altezza. Mezzo corona però sta sbagliando molto. Staranovic sta sbagliando molto. Palla alta sopra la traversa. Ora può andare almeno uno Padova. Occhio a Maffo. Finta. Doppia. Doppia clamorosa. Aveva ripreso la palla in mano. Per partire mezzo corona velocemente. Occhio alla difesa di Padova. Sembra scoperta. Preferisce andare con calma. Girlanda al recupero di Maffo. Clamorosa dormita. Ah no, aveva fischiato l'arbitro. Non si era capito. Infatti si è lamentata Magirlanda. Aveva fischiato, non l'aveva capito nessuno l'arbitro. Clamoroso, c'era stato uno scippo pazzesco. Con calma aveva tenuto la palla lì Girlanda. Ma ha detto andiamo a metterci il braccio. C'è stato il contatto, l'arbitro fischia, ma fischia con un bel po' di ritardo. Infatti erano tutte ingredule, si sono fermate. Invece mezzo corona ancora in attacco. Sempre sul più due. Deve provare a battere un colpo. Deve cercare di tornare a segnare più fretta possibile. Pragis Limberti, palla fuori. Non riesce a centrare la porta. È quella porta lì, dalla destra dei vostri teleschermi, che sembra un po' stregata. Vanessa gioca up. Cosa è successo? Infrazione in attacco ancora. Infrazione in attacco ancora. Probabilmente passi. Vanessa gioca up. Abbiamo detto anche nel primo tempo, attenzione a ogni cosa che succede in campo, perché questi arbitri sanno fischiare e fischiano molto. Emma Girlanda è entrata anche Campestrini, dopo il primo tempo ha fatto un lavoro straordinario di presenza, di costanza, di fisicità, presenza in attacco e in difesa. Ok, già il passivo chiamato dagli arbitri. Gran scippo di Prela, che intervento da dietro. Ok, la pressione, palla verso Baffo, ma c'era tutta sola Sara Rubi, non è stata servita. Clamoroso spreco d'attacco di Padova, aveva fatto fatica a tornare in mezzo corona. Famoso spreco, c'era Sara Rubi libera, si serve poco il pivot qui oggi, da una parte e dall'altra. Carell gioca up. Baffo, palla ancora verso Prela, da destra verso sinistra, poco spazio per la verticalità. Prela, finta, palla bene verso l'ala, prova Carella, meno uno, 12-13, palla farfalle in fiamme, esulta, ma non è ancora finita la rimonta, ma è lì, sembra senza speranze Padova, time out per Sonia Giovannini, ragazzi abbiamo una partita. Prende il gioco dopo il time out. Time out così simili ma così diversi in questo momento, per il momento che stanno prendendo le due squadre.
Mezzogrona che forse, le trentine che forse devono avere più calma nella gestione del possesso. Padova che anche con la difesa alta e con tantissimi recuperi su passaggi, su possessi di palla, è riuscita completamente a inibire l'attacco di Mezzocorona. Per andare a Macirlanda, palleggio. Buona palla verso l'ala che però trova poco spazio, chiusa. Occhio il giro palla di Macirlanda che prova ad andare, poi cambia ancora lato. C'è spazio verso l'ala, ben trovata, anzi no, chiusa ancora da Prela. C'è passivo, bisogna tirare. Saranovic prova, fallo. Il tiro era innocuo, ma subito fallo. E esultano per questa azione difensiva le ragazze padovane. Occhio però proverà il tiro, Saranovic al volo, parata! Martina Brock con la mano sinistra. Di pochissimo è riuscita a prenderla. Messo gioca up, Prela, palleggio, Baffo, buona palla, manca l'aggancio Carell. Era pronta e poi è stata spinta fuori fallosamente da Italiano. Un'azione buonissima, sembra poter essere il gol, almeno il tiro. Almeno il tiro in penetrazione poteva portare a gol il pareggio. Sentite il pubblico. Prela. Può andare Meneghini. Maffo. Vanessa, manca l'aggancio. Manca l'aggancio. Recupero di Mezzocorona, che in questo momento non vuole ripartire velocemente. Vuole pensare e riorganizzarsi. Forse è la cosa più giusta da fare. Campestrini, Girlanda e Saranovic. C'è Violetta Vegni da pivot, vista forse troppo poco da parte di Mezzocorona. Adesso esce, prova a far su la palla, prova a far su la sfera. Girlanda, palleggio, attenzione al recupero di Vanessa Giugano. C'era stato fallo prima di Carella e stiamo vedendo fuori Gisele Imberti, lo ricordiamo. Non so se è una scelta tattica di preservazione della ragazza per quanto riguarda il finale di partita, lo scopriremo. Ma Girlanda, murata da Maffo, velocemente per andare Prela, gran palla verso Saralubi, palleggio, conclusione, parata, no? Ha toccato la linea, tirata fuori completamente. Saralubi festeggia la panchina di Mezzocorona, poteva essere il gol del pareggio. Comunque incitata dalle compagne, anche perché se si è trovata a tirare lì non è stato a caso. Però da lì bisogna tirare, da lì bisogna segnare. La parata il portiere. Sì. Gisele Imberti, ecco l'entrata. Tiro debole, Martina Brock. Palla verso Maffo, un po' difficoltosa. Prova a correre Prela dall'altra parte. Vanessa Giogap, presa. Presa in braccio, placcata, fermata in tutti i modi. Vanessa, prova ad andare adesso. Sfondamento. Sfondamento, l'hanno portata alla frenesia. Attenzione, si richiamano ancora gli arbitri al tavolo. Cosa succede? Cartellino giallo per Sadi, chiamato dal tavolo. È stato chiamato dal tavolo Sadi, cartellino giallo anche per lui, per aver protestato probabilmente contro l'arbitro. Tempo è stato fermato, 10:20. Tensione clamorosa. Clamorosa. 12-13, 20 minuti di gioco. Che possono essere, la fine di molte cose. Può essere salvezza, può essere retrocessione, può essere speranza, ma può essere anche dannazione. Forse tutto in questo momento. Tocca la linea Violetta Vegni, clamorosa infrazione in attacco, sembrava almeno di Violetta Vegni. Recupera Padova, questo è stato un altro attacco sprecato completamente da Mezzocorona. Però occhio a Maffo, Prela, finta, si arresta, poi Gisele Imberti che la tocca fuori, è riuscita quasi a fare il recupero clamoroso. Prela, Vanessa Giogap, ancora Prela, Maffo deve provare a mettersi in proprio, ci prova, conclusione in rete nonostante il contatto di Gisele Imberti. Pareggio
pareggio Padova! Pareggio Padova! Non succedeva da almeno mezz'ora, forse di più. In una partita sono tanti. 13 pari. Ok, mezzo colonna, palla verso l'ala. Prova a correre. Sliberti Saranovic. Campestrini. Anzi no, ci sliberti ora. Eccola Campestrini. Palla, palla verso il pivot, chiusa! Chiusa! Doppiamente di fisicità, si merita anche gli applausi del capitano Giorgio Meneghini. Lavoro che ha fatto con Baffo, difficile di chiudere Violetta Veni di solito. Presa! Altra vittoria difensiva di Padova al momento. Passivo, deve tirare adesso mezzo corona. C'è tempo ancora per scambiare un altro po'. Prova Campestrini, si alza! Palla fuori! Palla fuori, prova a ripartire Padova, altra vittoria difensiva. Prova a correre Prela, c'è spazio, Baffo, buona palla! Carella! Careggio Gap! Vantaggio Patavino! Hai riprovato la mossa, Razzica, ma non ce l'ha fatta. In estasi il pubblico di Padova, ma non è finita qui. 14-13, solo più uno, mezzo corona in completa bambola. Anche il time out non è riuscito a produrre nulla di così decisivo. Gislimberti Saranovic. Saranovic ancora. Violetta Vegni. Campestrini prova a puntare l'avversario, recupero di Baffo sul pronato, poi grandissima difesa, clamoroso lavoro difensivo. Come sta giocando adesso Padova? Cosa sta sbagliando mezzo corona però? Non riescono più a trovare un minimo varco, un buco. Palla verso l'ala, si prova a cercare qualcosa. Campestrini difficile, prova il tiro, attenzione! Ha trovato la magata Campestrini, ha fatto uscire Meneghini per 2 minuti, clamoroso! Finta di passaggio e poi si è alzata per il tiro, era lì Meneghini, 2 minuti, clamorosa decisione degli arbitri, ma soprattutto magata pazzesca di Campestrini che toglie le castagne dal fuoco, ma da un fuoco rovente, l'ha fatto con una genialata. Mezzo corona avanti in superiorità numerica, ora è il momento di segnare, bisogna per le ragazze trentine. Gislimberti, ancora Campestrini, sta facendo un lavoro clamoroso Campestrini. Palla verso il pivot, fermata! Fermata! Fermata ancora, attenzione che non c'è passivo perché ce ne sono stati 2 minuti prima. Occhio l'uno contro uno che si cerca, poi Saranovic! Stoppata clamorosa! Maffo Kanga! Non è un muro, è una stoppata questa! Si tira subito il tiro d'angolo. Gislimberti, gran palla verso l'ala, conclusione, sbaglio italiano! Errore clamoroso! Errore clamoroso! L'italiano va costruito tutto benissimo. Fatima Rubi che è entrata in campo. Classe 99 lei. Vedrà com'è alla sinistra il suo ruolo. Per cercare di sfruttare le sue qualità offensive. E soprattutto le qualità anche di Carelle che come centrale e come terzino sa giocare come. Ha fatto tutta la prima parte di stagione, non solo. Fatima Rubi, Maffo sta facendo un lavoro pazzesco soprattutto in difesa. Ecco Maffo, finta, palla dietro, si rischia con Vanessa, chiamata anche dal pubblico, c'è passivo, bisogna tirare sennò sarà infrazione in attacco. Vanessa, virata, conclusione, infrazione in attacco, probabilmente di passo, come l'impressione che fosse passo. Saranovic deve riorganizzarsi, deve cercare di fare qualcosa, soprattutto sbloccarla mentalmente. Mezzo corona sta facendo difficoltà clamorosa, puntare alle sue punte di diamante non solo, perché comunque è una squadra che gioca bene, che cerca sempre tiri puliti, ma di tiri puliti non si sono visti fino adesso, come in questo caso. Fermata ancora una volta Gislimberti, le sta vincendo tutti i duelli adesso Padova. C'è un'altra intensità in campo, palla verso Violetta Vegni che prova, tiro di rigore, tiro di rigore. Fallo di Maffo non è stato per niente cattivo, ovviamente, ne abbiamo visti tantissimi interventi così, ma tiro di rigore andrà Saranovic. Ed è importante questo tiro, perché sbloccare la mano di una tiratrice è pericoloso. E soprattutto necessario per quanto riguarda le trentine. Di prima Saranovic, senza finta! Pareggio di mezzo corona. Che partita che stiamo vedendo al Palo Farfalle. Metà del secondo tempo, ci si gioca moltissimo, lo sappiamo. Gara 2 playout Serie A Beretta femminile. Il canale di Eleven Sports, lo spettacolo è qui a Padova. Meneghini,
L'Accellini nel frattempo, dopo le azioni, dopo la difesa, è tornata in parità numerica. È entrata Sara Rubi, è uscita, è entrata per la sorella Fatima, è entrata Giorgia Menighini. Carel però l'uno contro uno, cerca spazio, sfondamento, sfondamento, stanno giocando di testa i ragazzi in mezzo corona, quello che all'inizio del secondo tempo non sono riusciti a fare. Vedremo però se la regge sui nervi anche Padova, perché in questo momento si è frenata e può essere pericoloso, l'abbiamo visto all'inizio del primo di tempo, dei primi 5 minuti e oltre. Saranovic, palla di là, cerca l'anticipo Vanessa, poi mette giù l'avversaria. Campestrini sta facendo un lavoro clamoroso, clamoroso. Se questa sera mezzo corona dovesse uscire con la certezza di giocare la Serie A l'anno prossimo, deve molto alla, alla giocatrice maglia numero 82, moltissimo, che si eleva e conclude proprio lei. Vantaggio di mezzo corona, 15-14, time out Sadi, perché è un momento importante, a 16-45 sul cronometro. Può riprendere il gioco, vantaggio mezzo corona, lo è stato per la maggior parte della partita. Padova però è lì, fine primo tempo il punteggio diceva meno 4, ha toccato anche il meno 5, ora però sono lì a giocarsela punto a punto. Vorrei dire che è una scena mai vista, non è vero, l'abbiamo vista diverse volte quest'anno e soprattutto tra queste due squadre l'abbiamo già vista. Però occhio, perché in Trentino Padova qui ha mollato completamente, aveva mollato completamente, non è riuscita a ribaltarle, ha perso di 8. Meneghini, Vanessa Giocappe, palla verso Mafò, con la palla verso Carel che non trova spazio, se rischia di commettere passi non lo fa, trova il passaggio bene per la sorella dall'altra parte del campo. Vanessa, conclusione, palla all'indietro, subisce il fallo, provato addirittura dietro la mano. 2 minuti per Campestrini, pazzesco, non me l'aspettavo. Vorrei dire che quasi questa è una magata come quella di Campestrini pochi minuti fa, praticamente. Dove è riuscito a guadagnarsi 2 minuti così, un po' che Vanessa, che nel momento in cui sembrava poter commettere infrazione, tira da dietro, viene spinta. E 2 minuti fischiette all'arbitro, perché ovviamente se una giocatrice è in salto non puoi toccarla in nessun modo, diventa pericolosissimo, soprattutto per l'incolumità della giocatrice in questo caso. Carello e Giocap, palla verso Mafò, bassa, rischiosa, ma la prende. Talento, Mafò che prova ma sbaglia il tiro, ma c'è stato il contatto. Gislimberti la tocca, non in modo cattivo, infatti non c'è sanzione disciplinare, ma tiro di rigore, e andrà con lei che ha segnato l'ultimo per Padova, Vanessa Giocappa, per pareggiarla 15-14 per mezzo corona al momento. Oddio, cos'era questa? L'ha mollata là, l'ha mollata là, furbata di Vanessa Giocappa, ha mollato la palla senza peso e ha completamente mandato fuori giro il portiere, pazzesco, senza neanche iniziare il movimento di tiro. Magata, ne stiamo vedendo tante questa sera. Saranovic dalla Valle che è entrata in campo, oh che l'ha virata Gislimberti, che talento, che talento, virata dall'altra parte subito, non soltanto per il movimento ma soprattutto per il peso di questo gol, nel momento in cui Padova ha ritrovato ancora una volta il pareggio, neanche il tempo di provare di portarsi in vantaggio, che mezzo corona è ancora già lì nell'uno contro uno. Che talento, allora Gislimberti, vi ricordo qua, classe 2004.
Vanessa Jogap, finta la conclusione, bloccata, e qua ci stai 2 minuti. Saranovic, 2 minuti, e attenzione perché mezzo corona a qualche secondo con 2 giocatrici in meno. C'è anche Sonia Giovannini che fa fatica a contenere la panchina quasi, però molto bravi soprattutto i due coach a tenere la calma anche delle giocatrici, non protestare, perché è una gara difficile soprattutto per delle ragazze così giovani, così giovani, partita importante di peso con tante interruzioni, questa volta può dare la testa ma non questa sera. Vanessa Jogap si deve andare da una parte all'altra, buona palla intelligente per il pivot, la palla entra, Sara Arubi che subisce il contatto ma la palla va dentro, subisce anche un brutto contatto. Ma come dicevano i vecchi mister, quando subisci un fallo o qualcosa, batti i piedi per terra, continua a correre che passa. E lei può continuare. Può continuare bene. Una in meno per mezzo corona. Tornate la giocatrice. Palla deviata. Anzi no, fallo di Maffo, fallo normale. Ora con moltissima calma a riprendere il gioco mezzo corona. Però un'azione di tiro la deve fare, se no si rischia di andare sotto passivo. Ok, l'uno contro uno, per andare 27, nulla da fare. Ancora una volta chiusa la difesa di Padova. Capestrini, c'è il passivo, per andare su Gislimberti. Rete ancora, ora Gislimberti. Ho provato a subire lo sfondamento a Sara Rubio, ma non ce l'ha fatta, la potenza, la forza fisica. La precisione anche di Gislimberti. Per andare ancora Maffo, palla un po' in ritardo forse per Carel. Lo spazio però c'è e la mette dentro, ancora una volta pareggio della Cellini, 17 pari. Ma questo è tutto gioco di mezzo corona in questo momento. È vero che gol così sarebbe meglio non subirli, ma in inferiorità numerica è difficile. Ed essere in pareggio è importante. Importante, soprattutto trovare un altro gol adesso, un altro gol rapido. 10 minuti alla fine del match. Dalla Valle, palla dall'altra parte, prova ancora, fermata Meneghini, ci sta mettendo tutto contro Campestrini, non è un compito facile, molto ardua. C'è Martina Betta come alla sinistra ora. Tiro dai 9, il tempo passa inesorabile, si sta per tornare in parità numerica. Palla verso l'ala ma è chiusa, cerca spazio all'interno, palla buttata un po' lì, la recupera Sara Rubi e poi con calma deve andare la Cellini. Occhio però, infatti, forse l'avete sentito anche dal pubblico, ci sono tutte. Tornate in parità numerica, parità perfetta, 17 pari, 7 contro 7. Prela, Maffo, ancora Prela, per cercare l'uno contro uno, prova ad andare verso Maffo, palleggio, prova, fermata, fermata, buona difesa di mezzo corona. Non riesce a concedere neanche il tiro. Prela. Carel, prova ad andare, c'è passivo per Padova. Meneghini, la finta, prova ad andare ancora. Vanessa Jogap, butta giù la traversa, ma la palla non entra. Non è entrata questa palla. 17 pari. Città Betta è rientrata Salanovic. Ora attacca con... attacca mezzo corona con tutte le forze che può. Il tempo passa inesorabile, sempre di più. Meno di 8 minuti alla fine. Attacca mezzo corona. Saranovic, bloccata, fallo. Di Vanessa Jogap. Però gli attacchi d'azione schierata di mezzo corona sono stati sempre molto efficaci. Molto, soprattutto la... Due minuti per Maffo, brutto fallo qui. Di Campestrini. E altri 2 minuti per Maffo. Altri 2 minuti per Maffo in un momento importante. Ora vedremo dove si andrà. Per Padova e per mezzo corona. Saranovic. Palla verso l'ala, dalla Valle. Ancora scambio col terzino, ancora dalla Valle. Cerca uno scambio stretto con Vigni che non si riesce a girare. Difficile girarsi lì stasera. Anche in inferiorità numerica. Saranovic.
Palla dall'altra parte, la riceve ancora, cerca la palla dietro per Dalla Valle. Gran recupero, sembra un bel recupero, pulito, invece no. Fallo, ancora tiro dai 9, non c'è ancora passivo, adesso sì. Dalla Valle prova il varco, forse lo sfondamento, buona palla verso Gislimberti che non sbaglia mai in questo momento. 18-17. L'intelligenza di Dalla Valle andare a cercare l'ala lì, molto bene. Soprattutto sempre attacchi all'ultimo fatti bene, prolungati. Ciao, dopo che ha subito fallo, sempre. Sta giocando benissimo le ragazze questa sera, mezzo corona, però è stata costante tutta la partita. Anzi, quasi, inizio il secondo tempo difficoltoso. Infatti Padova è lì, meno uno, di una giocatrice e di gol. Vediamo se diventa qualcosa, Vanessa Giogap fermata, sfondamento! Alza le braccia al cielo Dalla Valle! A esultare per questa vittoria individuale difensiva, posizione perfetta per prendere lo sfondamento. Mezzo corona per attaccare, per andare velocemente, ancora Dalla Valle, non c'è spazio però, le sue compagne sono andate su un po' tardi. Prova a salire! Campestrini, fallo, pulito. Ancora una volta era caduta, deve stare attento però quando cade così, nel senso ci sta, difficile quando prendi il contatto, ma occhio ad accennare anche troppo che non si sa mai. Questo, fallo su tiro e tiro dai 7 metri. Momento decisivo. Allora Gislimberti contro Martina Brock. Lei, se non lo sapete, in caso vi invito ad andare a vedere i video. Prima seguiamo rigore. Rete! Rete! Si sta prendendo una rivincita contro quella porta. È quella stessa porta che le ha negato il rigore decisivo alla fine, proprio qui al Palafarfalle, nella partita di ritorno della regular season. Sta prendendo una rivincita personale Aurora Gislimberti. Maffo, Prela, 17-19, 5 minuti alla fine, Padova sotto di 2, mezzo corona sta scappando, Vanessa, palla ancora verso Maffo, si rischia sfondamento, tiro dai 7 mi sa. Sì, difesa in area, difesa in area, quando difendi subisci sfondamento, ovviamente lo sappiamo per ovvi motivi, ma se il contatto non è così forte, la difesa difende, per non dire entra in area lei stessa, è difesa in area. Tiro dai 7 metri, tiro di rigore, Vanessa Giogap, conclusione in rete, conclusione in rete, 18-19, Vanessa Giogap, altro rigore segnato di prima, ci sta anche per arrivare la zitta, non ha fatto la finta, ma ha tirato e ha segnato. Mezzo corona, prova ad andare, Salanovic, Dalla Valle scambia, Campestrini sta trascinando mezzo corona, aveva tirato su questo parziale, vedremo ora cosa riusciranno a combinare le trentine. C'è già passivo, arrivato dagli arbitri, Dalla Valle prova ad entrare, fallo in attacco, sfondamento, no? Si consultano i due arbitri, si consultano su questa decisione, non è ancora stata presa. Eh sì, si conferma la decisione, però intanto la difesa di mezzo corona è riuscita a rientrare. Quella decisione importante, poteva essere anche chiamato il fallo. Si consultano le due squadre, si consultano i due arbitri. Si decide per dare la palla alla Cellini, che però deve affrettarsi. Meno uno. Mai arrivare punto a punto alla fine. Maffo, Meneghini, scambia ancora con Maffo, cerca la palla per l'ala, non c'è spazio. Saranovic ha commesso il fallo. Ancora Maffo, Prela, si chiama già passivo dalla panchina delle tribune, viene eseguito come un comando. Buona palla intelligente per Salarubi, che trova il varco. Cosa ha messo lì il capitano della Cellini? Pareggio importante. Ora vediamo cosa fa mezzo corona però. Dalla Valle, time out per Sonia Giovannini, un possesso decisivo, detto troppe volte, abusato troppe volte, ma veramente adesso diventa di capitale importanza.
riesce dal time out. Possesso per mezzo corona. Vittoria di gara chiama, il pubblico anche chiama in questo momento. Dalla Valle, Saranovic, palla dall'altra parte, ancora Campestrini, Saranovic, c'è tanto spazio però dalla destra, attenzione Dalla Valle che può cercarlo, ecco l'ottimo passaggio Martina Brock, però la tocca col piede, cade il jogup, commette infrazione in difesa, dopo il rimbalzo per la gran parata di Martina Brock, si è trovata lì sulla gamba, e quindi ancora possesso per mezzo corona, se nulla anche la possibilità di passivo, occhio Saranovic, con la palla verso la destra, si va a trovare molto bene, occhio la difesa quindi Sara Rubi come se la potrà cavare, palla di là, palla verso Pio, c'è poco spazio, prova il tiro, prova la bagata, ma nulla da fare, sarà tiro dai 7, dai 9, tiro dai 9, ce l'ha provato già da Veronespri, non ce l'ha fatta. Dall'altra parte c'è Aurora Gislimberti. Attenzione al passivo. Saranovic si leva in tiro. Deviazione. Tiro d'angolo. Altra vittoria difensiva di Maffò. Che oggi ne avrà stoppate 4. Questa sarà la quarta o la quinta. Quarta sicuro. Gislimberti ci mette un po' a passarla. Però ce la fa. Incursione! Dalla Valle! Sta trascinando la sua squadra. Ok, possesso. Prova ad andare... Prela, ancora Maffò, incursione, conclusione, tiro dai 7 metri. Tiro dai 7 metri. A un minuto e mezzo dalla fine. Il tempo scorre, attenzione perché per i tiri di rigore il tempo continua a scorrere. E Padova deve cercare il pareggio. Cosa ha fatto Dalla Valle prima? Che incursione, si è buttata in avanti. Possesso di capitale importanza. Non è stato giocato. Di prima, palo a rete! Lo stesso palo che le ha negato il gol prima, palo a rete, 20 pari, quasi un minuto alla fine. Velones e Saranovic scambiano. Nel segno di Luisa Dalla Valle questo finale per la squadra trentina. In maglia gialla, Campestrini, Saranovic prova, difesa aggressiva di Padova. Buona palla verso Ventovendi che manca il contatto, manca il contatto. Spreca il possesso, poi Prela, corre, palleggia, palla in avanti, attenzione che ha scoperto la difesa, Maffò, poi si recupera, con calma e time out di Sadi, 26, 29, 26, 20 pari. Siamo vicinissimo alla fine. Attenzione, è un possesso importante, 40 secondi alla fine, non c'è ultima azione qui, appena il cronometro dice stop la partita finisce, a meno che di fallo ovviamente precedente, a meno che il gioco non sia fermo, però occhio, 40 secondi, tempo passa, la Cellini vuole riservarsi l'ultimo tiro probabilmente, ma deve essere un tiro vincente per ritrovarci qui domani al Palo Farfalle di domenica alle 19.30. 20 secondi, Prela, Meneghini, Vanessa Giogap, la finta, poi Maffò che prova! Tocca la linea! Tocca la linea d'attacco! Sembra finita, vediamo se Mezzocolonna proverà anche il tiro della vittoria, chiama Sonia Giovannini per portare avanti, anzi a tenere il possesso probabilmente, e finisce qui. Finisce qui! Venti a 20 al Palo Farfalle. Esultano le giocatrici e mezzo corona.
probabilmente la stagione è finita qui. Grandissima partita, finita in parità. Il punteggio dimostra quello che abbiamo visto in campo. Ovviamente, come ogni finale di serie, ci sarà la squadra in lacrime che esulta, la squadra in lacrime disperata. Però la pallamano non finisce qui. Intanto vi rinvitiamo ai prossimi match della Serie A Beretta Femminile sui canali di Eleven Sports. Grazie di essere stati con noi. Dal Pala Farfalle è tutto. Dal team di comunicazione della Cellini, da me Marco Muccia, vi ho raccontato questa partita. Buona pallamano a tutti con queste immagini del Pala Farfalle, della fine probabilmente di questa serie tra Pallamano Cellini Padova e Mezzo Corona.